Ciao. Ragazze, bentornate sul canale per un nuovo video spacchettamento. Mi vedete così perché ho finito di registrare un video che non so ancora il titolo, ma è dei prodotti acquistati della casa, bagno, doccia, schiuma, profumi, vabbè, che più ne ha più ne metta. E ho appena finito di scartare tutto, cioè di mettere a posto tutto e di ripulire le varie, insomma, schifezze, carta, cartina, cartone e vabbè. Ok, quindi registrerò così, veloce, perché altrimenti non finisco più. Abbiamo tre pacchetti, iniziamo da questi piccolini che sono appunto arrivati nelle buste e di solito questi sono quelli presi con Amazon Art, la piattaforma appunto Amazon. Lo apro. Ok. Sì, questo perché la foto non era proprio così, eh? Comunque. Ok, scusate il rumore. Vabbè, è carino. L'ho preso perché appunto mi piaceva il tema. È su un verdino chiaro chiaro chiaro, ma voi non credo che non vedete proprio niente. È molto carino. Poi è fresco, certo, tu dici in Inghilterra scegli di prendere, ma cioè fa un freddo boia, però questi è carino, vedete, io poi li uso molto questi cosi, questi sciallini, sciarpine, chiamatele come vi pare, non ho idea. È carino, la fantasia comunque è molto carina. Il colore, ma a me mi sembrava bianco, figuriamoci, quindi vabbè. Ok, lo metto a posto dopo. Andiamo avanti con questo. Non lo so. Vabbè, lo tagliamo, ma facciamo prima. Sperando che non tagli niente. Sempre la piattaforma Amazon. Che carini! Sì, troppo forti questi. Oh, ok. Dai, vi faccio vedere. Sono dei... Come ve lo dico? Timbrini, dei timbrini che adesso vi faccio vedere. Aspettate, andiamo un po', un pezzo di carta. Sì, prendiamo quello del video di prima, pieghiamo e vi faccio le faccine. Madonna, sacco carini. Quello verde, com'è la dritta, così? Ok, nice work. Quello blu, very good. Che bellini, mi sanno proprio di cose garucce. Quello rosso, well done. Well done. Insomma, come vi pare. Lo sapete, il mio inglese non è proprio... Ah, io e l'inglese siamo due cose differenti. Quello giallo, super. Ve li faccio vedere tutti. Poi c'è quello viola, terrific, yeah. Ok, infatti non hanno odore. Oh, me che ho le mani di neve adesso. Vabbè, comunque vi faccio vedere. Arancione, verde, blu, rosso che voi vedete, vedete fucsia, ma vi assicuro che è rosso. Ah no, rosso lo vedete, giallo e viola. Vedete che carini, come scrivono bene, cioè lasciano l'impronta perfetta. Non so se questo giallo l'avete visto. Ok, sono molto molto carini, li rimetto. Mi sanno molto di cartolibreria, di cartopazzia, no? Com'è?
Vabbè, sono carini, l'ho voluti prendere perché magari in qualche giveaway. Ma adesso vediamo. Ci penso. Voi direte, un altro giveaway? Ma sì, voglio dire, sono piena di roba. Voglio dire che la condivido non è male, anzi, per restare in tema, saluto Mary Luca di Catella. Ti mando un bacio perché mi dici sempre, ma dove la metti tutta sta roba? Come fai? Allora, la metto in soffitta, in mansarda, e perché ho finito tutti i ripiani dei mobili, sono tutti pieni, quindi o la regalo. Qualcosa regalo e quindi anche perché non regalarla a voi. Va bene, ok, questo il fularino e poi abbiamo questo. Oh mamma, sì, ok, sì, è arrivata subito praticamente. Questi sarà questo prodotto. Ah, a proposito, metto tutto qua dentro. Questo prodotto sarà contenta mia mamma quando glielo invierò o quando glielo porterò, perché praticamente questo prodotto è per i fumatori. Io non sono fumatrice, però vabbè. Allora, vi faccio vedere. È una marca che non so, qualcuna magari ci ha collaborato. Allora, con questa azienda devo spenderci due parole. Mi contatta io la prima volta perché c'era mia mamma qua e questo risale a qualche mese fa, quindi in estate, verso giugno-luglio, chiese se era possibile provare a testare una loro sigaretta ed appunto per lasciare una recensione. Di solito non chiedo mai perché, visto che avevo iniziato talmente bene che tutti chiamano, non ho proprio interesse a fare richieste perché altrimenti mi riempirei fino a qua. Però in quel periodo ho richiesto perché mia mamma appunto cercava una sigaretta elettrica. Cioè, non dico di marca perché magari questa potrebbe essere anche una marca, ma non lo so, cioè, mi devono scusare, ma non ho idea. Una a differenza da quella che aveva lei, che l'aveva pagata poco. Mi scrissero un'email, mi hanno detto di sì, cioè quindi mi hanno mandato la sigaretta, ma non funzionava. Quindi io gli ho mandato il video, gli ho fatto vedere, e effettivamente c'era un difetto nel filtrino che non filtrava. Quindi quando andavi a tirare, non tirare un tubo, l'abbiamo messo sotto carica, l'abbiamo cambiato, e non andava. L'azienda è stata gentile e mi ha detto, vabbè, non dire che ce la rimani indietro, non fare la recensione, lascia stare, e va bene così. Perché appunto li contattai e le dissi, guarda, non è cioè, vuoi che faccio lo stesso la recensione, cioè per me non è un problema. E visto che comunque ero stata io a chiedergli di collaborare, non mi sembrava carino pubblicare una recensione, insomma, poco, anche perché può capitare. Non l'ho più sentiti, fino a che qualche giorno fa mi hanno mandato un'email dicendomi che c'erano questi due prodotti da recensire e se volevo appunto collaborare con loro. Io quando l'ho visto sono rimasta meravigliata perché ho detto dentro di me, questi mo non mi chiameranno più. Vabbè che a me non è che mi interessava, era giusto per mia mamma, per farla felice. Ho avuto la fortuna di dopo un po' mi hanno risposto e mi hanno accettato. Però mia mamma poverina ha avuto la sfortuna che gli è arrivata, bellissima devo dire, ma che non funzionava. Quindi quando gliel'ho detto a mia mamma, infatti è proprio un altro stile, mia mamma insomma, è rimasta contentissima, ha detto ti prego manda, e in più mi hanno inviato anche i liquidi, comunque con calma ora vi faccio vedere, è black white, quindi una bianca e una nera o una bianca come vi pare, ve la faccio vedere, sono fatte bene, perché poi sotto si apre, cioè wow, hanno tutti i ricambi, due ricambi, appunto il filtrino, due per una e due per un'altra, è una cosa diversa da quelle che si comprano al tabacchino, ma magari trovi anche quelle, cioè, quelle buone, il loro cavetto per ricaricarle e la confezione si presenta appunto così e sopra appunto a scomparto, quindi la scomparsa così. Vi faccio vedere quella bianca, cioè bellissima, in confronto a quelle che ha avuto mia mamma, insomma le ho viste. Queste per fare la recensione completa dovrò aspettare mio marito, perché io di certo non mi metto a spippettare. Ok, vedete? Ha il corpo che ovviamente è movibile e si ricarica da qua. E qua ci va il liquido dentro a questa bolla trasparente,
cioè è fatta veramente bene, ragazzi. Ma la marca comunque va molto, devo dire che è molto valida. Però c'è stata la sfortuna che appunto quando mi hanno mandato la loro sigaretta elettronica non ha funzionato. Quindi rimetto tutto in ordine. E l'altra è uguale, solo che è nera, appunto cambia il colore, ma è perfettamente uguale. Qua ci sono 1, 2, 4 indicatori LED, sicuramente sono delle lucine che a seconda del... come l'altra più o meno era un po' più piccola, era tutta in acciaio e aveva questi LED che si accendevano ma non facevano nulla. Comunque queste sono le IMESIG, che non so come si legga, IMESIG credo, e la confezione vale la pena, insomma. E in più mi devo fare due recensioni differenti, perché se non mi taglio qua un dito. Ok, oh madonna, sono che profumo le... Cioè, se volete cercare questa ditta dovete proprio scrivere IMESIG, cioè IMECIG. Sigarette elettroniche le trovate anche in Italia, quindi accompagnate alla scritta IMECIG sigarette elettroniche. Ma a parte che c'è anche il sito www.imecing.com, è scritto qua in piccolissimo, ma c'è. Ok, 2, 4, 5 fragranze. Allora, abbiamo watermelon, scusate, cocomero. Abbiamo ciliegia. Abbiamo uva. Un po' di gusti. Spero che gli piacciono. Mela. Un classico. E strano che non c'è fragola. Coca-Cola alla cola. Questa è strana, comunque. Ah, questo stava insieme al foglio. Adesso lo devo rimettere dentro. Spiega come inserire il liquido dentro la sigaretta elettronica. Allora, ragazze, per chi fuma, io non so se chi mi segue fuma, è un'alternativa molto valida. Io vi parlo per esperienza, ma non perché fumavo, ma perché mia mamma fumava, cioè, tipo 3 pacchetti, ma non sto scherzando, ragazzi, non sto scherzando. Tanto che, anzi, vi invito a smettere, perché mia mamma, appunto, ha avuto un tumore alla laringe causato dal troppo fumo. Gli ha causato veramente tanti danni, è riconoscibile. Comunque va bene, adesso non è che vi voglio far mettere paura, ma penso che lo sapete che ci sono molti danni. Però se ce l'ha fatta una signora che adesso comunque ha più di 50 anni, dove era una fumatrice accanita, ce la sta facendo, perché i liquidi che lei usa sono senza nicotina. Penso che anche noi giovani possiamo appunto imparare e volerci anche bene. Lo so, è un vizio brutto, un po' io come quando mangio tanto, no? Ok, mettiamola su questo lato. È un vizio, posso capirlo, però se un vizio poi ci uccide dobbiamo un attimino capire di ridimensionare il tutto. E vi garantisco che la sigaretta elettronica non è una scappatoia, ma è un inizio di cambiamento. Io ve lo dico perché appunto so che cosa significa stare male per il fumo, ho avuto mia mamma, appunto ho mia mamma tuttora, e quindi non solo i vari tumori che possono scaturire, tipo quelli più comuni, la laringe, la lingua, la bocca, ma anche i polmoni si ammalano. Infatti mia mamma ha anche problemi ai polmoni, quindi non è che vi voglio raccontare i fatti miei, però ragazzi veramente fa male. E se non, cioè, non è che, non so nemmeno come dirvelo, nel senso,
mi dispiacerebbe sapere di qualcuno che magari potrebbe soffrire per questa cosa, quindi se si può evitare, insomma, cerchiamo di volersi bene, ecco. Comunque, detto questo, ho finito. Il video spacchettamento di oggi è terminato. Non vi devo dire nulla, no, non so quando esce l'altro video, vabbè, questo esce stasera, in modo così, sono le 6.32, l'altro l'ho registrato un'oretta fa, ok? Questo adesso non so, già 15 minuti, quanto tempo ci metterà YouTube a caricarlo, però adesso cerco di editarlo al volo e lo metto in rete, in modo che appunto esce la collaborazione di oggi. Per tutto il resto, no, quale resto non lo so, il video appunto dei prodotti, se riesco lo faccio partire, lo metto a caricare stanotte e lo pubblicherò domani, oppure lo pubblicherò stasera, non lo so, come mi dice la testa, e soprattutto devo vedere i tempi di YouTube. Niente, io adesso mi vado a fare le foto di tutta questa roba perché devo appunto recensire. Volevo fare un piccolo video, ma quello quando tornerà mio marito, cioè se ne parla domani, perché lui lavora la notte. Quindi va bene così. Va bene. Quante volte ho detto va bene? Tante volte. Ciao. Un bacio, un abbraccio. Lasciate un like se vi piace. Ditemi giù nell'info box tutto quello che vi passa nella mente. E ciao ragazze.